padre e madre non c'entrano. Risolveremo fra noi la questione, capisci? Non so. Vieni da noi. Sì. Marcella non ce la farà. Non stava bene da giorni, ma pensavamo ad un male passeggero. Poi Olimpia ha sentito che qualcosa non andava, mi ha chiesto di richiamare il medico. È venuto, non riconosceva la bambina. Ha chiesto l'aiuto di alcuni colleghi per un consulto. Non finiva mai. Il male, hanno detto, si è presentato in forma imprevedibile. È un caso rarissimo, impossibile immaginarlo. Si tratta di meningite cerebrospinale. Finirà presto. Si potrebbe tenerla in vita per qualche tempo, ma perché farla soffrire di più? Ci sarebbe voluto un'iniezione lombare. La malattia però è uno stadio troppo avanzato. È tardi. Oltretutto la bambina sta diventando cieca. Olimpia non si dà pace. Ha bisogno di noi. Siamo andati giù per il fiume l'altra domenica. Alle tre buche. Era bello. Oltre più bello. Ma adesso non si può. Vieni. Cercherò di esservi d'aiuto. Lo devi, per Olimpia soprattutto. Marcella non ce la farà, è inutile farsi illusioni. No, non ce la farà. Le voglio molto bene. Daniele, ma... Con semplicità. Olimpia è tua sorella. Sarà una liberazione. Ciao. Entriamo. Pierluigi, Daniele, venite a dare la buonanotte a Marcella. Io non so. Avete sentito un oculista? Quelli che hanno visto Marcella non erano specialisti, no? Te lo ricordi, Antonio? Veniva da noi qualche anno fa. Per scrupolo. A questo punto. Ho capito. Ma non può venire domattina presto, anche molto presto.
Buongiorno, Adriano. Buongiorno. 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 Olimpia di là. Voglio vederla. Un segreto da dirti. Senti bene. Mi racconti una cosa. È un segreto anche questo. Ma davvero? Tutto. Come tutte le altre bambole. Stai bene. Bisogna fare buio completo. Chiamerò io. Guarda il mio dito.
Ho finito. La bambina non è cieca. Ma è molto grave. Olimpia dov'è? Criminali. Non si tratta di meningite, ma di meningismo. È diverso. Con la meningite avrebbe urlato. Non avreste resistito. Ma temo che sia ugualmente tardi. Bisognava intervenire prima. Cercherò di procurarmi alcune medicine. Ma di questi tempi non è facile. Non vorrei che vi attaccaste a questa speranza. A Olimpia non dite niente. E guardi certo che l'organismo le rigetterebbe. Il cuore potrebbe cedere. Non vi nascondo... Come sta adesso? È calma. Ma è molto debole. Deve mangiare. Ci avevano detto che... Lasciamo stare. Dica a Olimpia che le dia da mangiare. Marcella ha fame. Che non soffra. Ha gli occhi molto sensibili. Vedere le costa fatica. Che non entri luce. Gli scuri accostati. Le lampade velate. Il lume a petrolio lontano dal viso. La luce ferisce. Non bisogna. Da oggi mangerai sempre, non avrai più fame. Più. Dormi adesso.
Al mondo c'è una terra dove per 3 mesi soltanto fa estate e tutto il resto dell'anno fa inverno. D'inverno le giornate sono così corte che appena il sole si affaccia subito tramonta. E per 3 mesi, proprio nel cuore dell'inverno, il sole non si leva affatto e per quei 3 mesi è sempre buio. In questa terra vivono degli uomini. Essi si chiamano eschimesi. Questi uomini parlano una lingua loro, non conoscono altre lingue e non si recano mai fuori della loro terra. Di statura gli eschimesi sono poco alti, ma la testa l'hanno molto grossa. Hanno il corpo non bianco ma marrone, i capelli neri e ruvidi. Hanno nasi sottili, zigomi larghi, occhi piccolissimi. Questi uomini abitano in case di neve. Essi le costruiscono così. Tagliano nella neve tanti blocchi e con questi compongono le case, come quando si monta una stufa. Al posto dei vetri incastrano nei muri lastre di ghiaccio e al posto della porta fanno una lunga galleria sotto la neve e per questa strisciano fin dentro le case. Quando sopravviene l'inverno, le loro case restano interamente seppellite dalla neve e dentro ci fa un bel caldo. Si cibano questi eschimesi di cervi, di lupi, d'orsi bianchi, ma preferiscono ogni altra cosa, nutrirsi del grasso delle bestie e dei pesci. Donne e uomini vanno vestiti nello stesso modo. Le donne però portano certi stivaloni larghissimi. Nei larghi gambali di questi stivaloni esse infilano i figlioletti da latte. E così li portano. Nel cuore dell'inverno gli eschimesi hanno 3 mesi di buio. Ma quando viene l'estate, il sole non ci tramonta mai. E non fa mai no. Lo impediscono i criminali. La luce si spegne, bambina mia. E tu lo sai. Vigliacchi. Ti fanno tanto male. Perdonami. Per tutto quello che non ti ho dato. Per tutto quello che vorrei darti e che non ti do. Ti prometto, ce la farò. Ho veramente paura. E tu mi capirai un giorno. Altro è ricordarsi dei propri consigli di tecnica che occorrono quando si è seduti al tavolino dediti a meditare e vagliare la scelta. Altro ricordarsi di quelli che dovrebbero occorrere nell'orgasmo della gioia o del dolore quando si deve reagire a fuggevoli situazioni. Che lamentarsi davanti al mondo sia inutile, dannoso e positivo. Resta da vedere se non sia altrettanto inutile e dannoso lamentarsi davanti a se stessi. Evidentemente. Infatti non ci si lamenterà davanti a sé per muovere se stessi a pietà, che non significherebbe nulla. Dato che la pietà per definizione è il voluttuoso connubio di due spiriti. Per che cosa allora? Non per ottenere favori, che l'unico favore che uno spirito può fare a se stesso è concedersi indulgenza, e ognuno vede quanto sia dannoso che la volontà indulga la propria lamentata debolezza. Resta che si faccia per scavare verità nel proprio cuore ammollito dalla tenerezza. Ma l'esperienza insegna che le verità affiorano soltanto alla pacata e severa ricerca, che arresta la coscienza in un inaspettato atteggiamento e lo vede, come un film che si fermi di colpo, stupefatta ma non commossa. Dunque basta.
Non c'è luce, chi è? Vorrei che tutto fosse già finito. Ma Antonio ha detto che forse... Ma lo hai guardato in faccia, è inutile starsi a fare illusioni. Sono grato ad Andriani, ci ha detto la verità. Senza durezza, ma sapeva che avrei inteso le sue parole nel senso esatto. Non voleva spaventarci. Forse pensava a Olimpia. Odio la parola rassegnazione, ma è proprio così, bisogna rassegnarsi. A questo punto è inutile cercare cause e colpe, non servirebbe. C'è una verità, tanto vale affrontarla e agire di conseguenza, il resto sarebbe energia sprecata. Non ti pare? Viviamo in un'epoca di fantasmi. Io aspiro a un'epoca di realtà. Viviamo nella bruma. Io voglio il chiarore del sole. Ci circonda la polvere. Io voglio respirare senza sentire il veleno penetrare nelle ossa. A volte è necessario essere crudeli. E tu? Che pensi? Sei così serio, mi ascolti senza ironia. Ma credi veramente che io possa essere utile qui? Sì, per Olimpia. Ma perché? Noi ci conosciamo poco, è vero. Con Olimpia ci vediamo di rado, tutti e tre in circostanze. Se sei qui è proprio per questo, perché ne sei fuori. Perché in fondo la cosa non ti riguarda. No, è così. Lo so che ti riguarda, certo, ma è diverso. Per noi è un punto fermo, per me. È qualcosa in cui possiamo perderci, completamente. Invece bisogna avere idee chiare, ragionare sulla realtà, guardare le cose in faccia. Tu puoi aiutare. A che pensi? Non so. Va tutto bene, va tutto male, che ti devo dire? Sarà l'età e i tempi. Dicono tutti così, no? Esito. Tutto quello che faccio non lo faccio né con la testa né col cuore, lo faccio... Lo farò con i polmoni, chi lo sa. A volte no, a volte sto bene. Mi sento pieno. Ma dura un momento come prima. È così. Va bene così anche in una situazione come questa. Ma che fa Olimpia? Ora viene. C'è? No, pensavo a Marcella, pensavo a te. Ti ricordi quando volevi fare del teatro? C'è una scena in Pinocchio. Ti ricordi quell'edizione di Pinocchio? Ce l'hai regalata proprio Antonio, mi pare. Con le figurine in fuori, se si apriva la pagina. Diventava un palcoscenico. L'ho portato con me. Credevo fosse andato per Sorrotto. Giorni fa ne ho trovato uno uguale su una bancarella, l'ho comprato. Magari era il nostro, invece no. Così adesso ne abbiamo due. Uno vero e uno falso. Beh, c'è una scena formidabile. Senti un po', attrice. Allora Pinocchio entra nel teatrino delle marionette, quello di Mangiafuoco. La rappresentazione è già incominciata. Sul palcoscenico Arlecchino e Pulcinella si bisticciano al solito. E stanno per picchiarsi. Il pubblico si appassiona e ride di gran cuore. A un tratto,
Che è, che non è? Arlecchino smette di recitare. Guarda in fondo alla platea e urla. Lumi del firmamento. Sogno son desto eppure. Eppure quello laggiù è Pinocchio. Tutti gli altri burattini allora saltano fuori e lo riconoscono. Sì, sì, è Pinocchio. È il nostro fratello Pinocchio. Pinocchio, vieni a gettarti fra le braccia dei tuoi fratelli di legno, gridano Arlecchino, Rosaura, Pulcinella. E allora Pinocchio che fa? Salta sulla testa degli spettatori dei posti distinti, poi su quella del direttore orchestra e gli schizza sul palcoscenico. E gli abbracci, gli strizzoni di collo, i pizzicotti dell'amicizia e le zuccate della vera sincera fratellanza da parte di tutta quella compagnia drammatico-vegetale. Il pubblico rumoreggia, vuole la commedia e quelli niente. Si mettono Pinocchio sulle spalle e lo portano in trionfo davanti alle luci della ribalta. È bello, no? Sai che sento la tua mancanza a casa? Prima avevo con chi parlare. Con gli amici è diverso. A loro certe cose non le dico. Per la verità neppure te le dicevo. Ma forse nemmeno le pensavo. A volte ci si ricorda di quello che non è mai stato. Non è vero. Io mi ricordo benissimo di quando eravamo bambini. Giocavamo agli indiani nel giardino della nonna. Anche lei ci raccontava le favole. Non ci ho più pensato. Sei tu che me lo ricordi, mi fa piacere. Hai mai pensato che si hanno ricordi a due e che da soli non esistono? Uno se li dimentica. Si ricorda meglio in due. Chissà se esistono ricordi a tre, a quattro. Un ricordo collettivo. Eh? Sei adorabile quando dici queste cose. Un bambino. Non essere permaloso, non offenderti. Un bambino bello, intelligente e vivace. Va bene? Che posso fare per te? Grazie. Costui conosce in qual modo si corrompono i giovani e chi sono coloro che li corrompono. È un sapiente. Accortosi dell'ignoranza mia e che io corrompo i giovani, ecco che viene ad accusarmi davanti alla patria. Ed è il solo, mi pare, che la sua carriera di uomo di Stato la incominci bene. Perché incominciare bene è appunto prendersi cura dei giovani innanzitutto, sì che vengano su il meglio possibile. Allo stesso modo che è naturale che un buon agricoltore si prenda cura delle piante giovani innanzitutto e dopo anche delle altre. E così prima di tutto pare vuole spazzare via noi che corrompiamo i giovani. E dopo non c'è dubbio si prenderà cura anche dei non giovani e sarà cagione alla città di moltissimi e grandissimi benefici. Non c'è da aspettarsi meno naturalmente da uno che incomincia a questo modo. Non mi dici niente. Volevo parlarti. Non mi aiuti, eh? Neanche per me è facile, Marcella. Ma come fai a essere così? È proprio perché penso a te, perché ti voglio bene. Per me è un momento terribile, credi? Ma cerco di ragionare, di proseguire. Vedi, lavoro, non mi fermo. Non voglio che la vita mi vinca. Non parlare. E invece no, devo parlare. Non sopporto che tu faccia così. Non serve a niente, fai male solo a te stessa. Che credi di ottenere? Ti prego. Daniele, è un male. Non resisto. Non ce la faccio più, aiutami.
Ti prego. È bella, è mia. Che altro abbiamo? Non voglio che muoia. Non voglio. Lo capisci che non voglio? Che vuoi fare? Non lo so. Non lo so. Lasciatemi. Lasciatemi. Tradirei Marcella. Marcella non ti deve portare via con sé. Le voglio così bene. Le vogliamo tutti bene, ma ci siamo anche noi. La vita a volte bisogna lasciarla passare. No, no! Amore mio, ti faccio male. È perché i grandi uccelli neri del dolore non ti facciano altro male. È difficile. Olimpia, adesso sei tu che non mi aiuti. Bisogna rendersi conto che il mondo non ti fa solo male. Questo mondo dove siamo capitati a vivere, poi. E la vita ti riserva ancora delle cose. Tu, averti incontrata, volerti bene, la vita di una coppia. Mio povero uccellino, non so che dirti. Non volare via. Lascia che ti aiuti. Sei tu. Sono io. Non è bene quello che fa Olimpia. Parlale tu, io voglio solo di stare zitto. Mi costa fatica ogni parola e poi le farei del male. La tentazione è forte, sai, far diventare ogni parola un urlo. Per fermare la morte, Olimpia. Voi avete parole che io non ho, ricordi in comune. Ma io non capisco, che c'è che non va fra te, Olimpia, scusami. È qualcosa di più che vuoi, la vita e adesso la morte, la cognizione del dolore. E moriamo un poco anche noi, devi aiutarla tu, Pierluigi. Ma io? Lo devi. Olimpia. Io non posso venire. Cosa c'è da dire? Pierluigi, lascia perdere. Non fare così. Stai zitto tu, cosa vuoi sapere? Basta! Voi avete paura. No. Daniele, mi hai insegnato tu che torto e ragione non sono separati da una linea retta. Ma va bene, forse avete davvero ragione voi. Non voglio avere rimorsi, però. Voglio prima confrontare un elemento estraneo. Andiamo da Maria, va bene?
entrate. Posso fare qualcosa per voi? Per te. Sedete in cerchio. Sì, tu in mezzo. Così. Due battiti del cuore sottendono l'infinito. Il respiro della creatura è Dio. La fiaccola s'accende e si spegne, ma verrà un'esplosione universale. Ora, ora, non c'è compagno ai misteri di tristezza. La musica è fuggita. Notte silenziosa in cui c'è già il sole. Da una crisalide uscirà una farfalla. Terrore di essere accecati, distrutti. La stanchezza, la febbre, il tormento, qui dove siedi e ciascuno ascolta il gemito del vicino. Ora, ora. I misteri dei tempi primordiali e l'oceano futuro di tutti i mondi. Gli oscuri enimmi di una goccia sono le stesse meraviglie degli abissi marini dove non penetra raggio di sole. Mi aggrappo a me stessa. Cado. Voglio. Dalla fiaccola alla grande notte, alla luce. Dimmi, dimmi. Via, via, via e fuori, giù e fuori, attraverso e oltre i venti, i mondi, le galassie e le stelle. Attraverso e oltre l'origine dei contrari. Ora, ora.
Io non ho paura. Olimpia è perduta. E allora? E se ci fossero altri pesi, altre misure, non ci pensi mai? Se qualcuno debba trovarle. Lei. Per noi. Un pastore abita fin dalla nascita in un villaggio sperduto tra i monti. Ne abbraccia il cerchio con lo sguardo, ma non li ha mai percorsi. È un osservatore. Come tale è vittima di ogni sorta di illusioni. Considera quella cima vicina più alta di quella lontana. E quel fiume che sembra uscire da un monte per lui è nato realisticamente da esso. Mentre non è vero. Perché la verità, lo so, è complicata. Non è reale. Comprendere tutto, sì. E se bisognasse fare diversamente? Gettarsi. Senza vagliare le scelte. Daniele? Un giorno, miracolosamente, si potrà lasciare la città assediata e portare a quelli di fuori i segreti della nostra solitudine. Bisogna che qualcuno cominci a farlo il miracolo. Ora. Amare e spingere verso un precipizio. Non posso, non ne ho la forza. Vado a cercare Olimpia. È per me. Ne ho bisogno io. Io penso che, se si potesse far sì, che uno dopo aver scelto questa notte, nella quale si fosse addormentato così profondamente, da non vedere neppure l'ombra di un sogno, e poi, avendo contrapposto a questa notte le altre notti e gli altri giorni della sua vita, dovesse dirci, dopo aver ben considerato, quanti giorni e quante notti, in tutto il corso della sua vita, abbia vissuto più felicemente e più piacevolmente di quella notte, io credo che non solo un privato qualsiasi, ma perfino il grande re, troverebbe assai pochi e facili a contare questi giorni e queste notti al paragone di tutti gli altri giorni e le altre notti. Cercavo Daniele. Fratellino mio. È stanco, ha bisogno di me. Non serve. Olimpia. È troppo. È tutto un sogno. Dormi.
Volevo stare con voi. Daniele dov'è? Non so. Lavora. Non è il caso, Pierluigi. Sì. Io vado a cercarlo. Come vuoi tu. Daniele sta venendo. Che ti aspetti? Potremmo uscire. Andare in qualche posto, tutti e tre. Stiamo bene insieme. Io voglio stare con voi. Ti illudi. Voglio capire, ecco, pensavo, stando più vicini. Non è possibile adesso, non si deve. Ma allora? Devi decidere, da solo. Dopo si potrà, forse, con altri. Altri soli. Sta venendo. Io vado. Rimani. Sei stanco, hai bisogno di me. Lavoro con continuità. Le idee si definiscono ogni giorno meglio. Spero di arrivare ad un risultato, qualcosa di assoluto, di pieno. Ne perderai frantumi per strada. E tu? Agisco con lucidità. E noi due? Non mi lamento di ciò che è successo, che sta succedendo. Solo non l'avevo previsto. Volevo che almeno sapessi questo. Neppure io l'avevo previsto, nessuno l'aveva previsto. Non so più cosa sia amore. Ma ti amo. Volevo che sapessi anche questo. La vita di una coppia non basta. Sto precipitando. Vorrei aiutarti. Non posso. Ora non più. Non voglio aiuti. Non bisogna. Raccoglierete cadaveri. Il nostro cadavere. La vita di una coppia.
terra è isolata da tutte le parti. Della serenità. Parole di sonno. Le stelle. La terra con la sua storia minuscola è ormai dimenticata. Il sole stesso con tutto il suo immenso sistema è caduto nella notte infinita. Sulle ali delle comete intersiderali noi abbiamo preso il volo verso le stelle. Del sud regna in silenzio sulle solitudini ghiacciate del polo australe, dove la nave non si inoltra senza timore. Marcella è morta 2 ore fa. Prima di morire ha raccontato un sogno. C'era una volta una bambina, capelli rossi, occhi azzurri, le guance coperte di lentiggini. Viveva col papà, la mamma e i fratellini più piccoli in una grande casa bianca, in un paese lontano, lontano, ai margini del mondo. Non era il suo paese. Che paese fosse non voleva sapere del resto. Era una bambina felice. Attorno tutto era bello, gli alberi alti, i fiori, gli animali. Era come un sogno a colori. Ai piedi della grande casa scorreva un fiume, largo come il mare. Scorreva sempre e non si fermava mai. Per la bambina, che era ancora piccola, quel fiume era tutto e non sapeva perché. Quando scendeva al fiume per bagnarsi, era come incontrare un amico conosciuto da sempre. Parlavano, parlavano e non si stancavano mai. Solo il fiume la bambina raccontava i suoi segreti. Poi li scriveva nel suo diario, perché erano cose importanti. Aveva come tutte le bambine delle amiche più grandi. Una aveva i capelli rossi anche lei. Era vanitosa ma molto bella e questo la faceva perdonare. L'altra aveva uno strano nome. Era nata lì, quella era la sua terra. Era alta, scura, gli occhi neri e profondi. Non sorrideva mai, ma era come se ridesse sempre.
Un giorno sul battello giunse dal fiume un giovane uomo, amico di suo padre. Veniva da lontano. Era bello, così almeno pensava la bambina, ma non appariva felice. Anche lui aveva i capelli rossi, ma solo un poco, e aveva una gamba di legno. Chissà quali avventure aveva vissuto, quali pericoli aveva corso. E la bambina se ne innamorò. Si fece una festa per il suo arrivo. Ballavano i grandi, ballavano i piccoli. Anche la bambina ballò e parlò con lui e fu molto felice. Quella festa cambiò molte cose. Un giorno la bambina scese al fiume. Vide il suo amore in gamba di legno. Era bello. E baciava la sua amica rossa. Le parve che il suo primo bacio fosse andato ad un'altra e ne soffrì. Corse via, a piangere nella soffitta della grande casa dove nessuno poteva vederla. E poi ne scrisse nel suo diario. L'amica del volto bruno invece nel bosco si allontanava con un altro, un uomo della sua terra. Quel paese aveva anche i suoi misteri mortali. Un giorno il fratellino biondo, che stava sempre con un bambino indiano, volle vedere il serpente che abitava nel grande albero di là del muro. Invano l'amico cercò di trattenerlo, invano il vecchio saggio lo dissuase. Il bambino voleva sapere e suonò il flauto. Ahimè, nella vita c'è anche la morte. A sera lo trovarono disteso nell'erba e sembrava dormire. Grande fu il dolore. Il suo corpo venne portato al fiume. Ma col tempo tutto passò e tornò la primavera. A primavera quella terra si copre di fiori, il fiume si gonfia e l'arricchisce. Tutti fanno festa, fino all'alba si ringrazia il fiume. Nella famiglia nacque una nuova bambina e alla sorella parve giusto. Lei cresceva e nulla scriveva più nel suo diario. E ricordava assieme alle amiche, all'ombra di grandi alberi, il fratellino e il gamba di legno che se n'era andato via perché non era felice. Sentiva che tutto questo era bello e anche stavolta non sapeva perché, ma sapeva che era così e cominciava anche a capire che così deve essere. Non so quando, ma così, così. E il fiume continuava a scorrere. Quale che fosse stata la sua vita, ovunque fosse andata, chiunque un giorno avesse amato, pensava la bambina, avrebbe sempre avuto, nell'anima e negli occhi, il grande fiume, e una parte di lei sarebbe rimasta lì, su quelle rive.